gestione dello stress e gestione dell'ansia. Esattamente, due cose distinte che andremo a capire nelle loro differenze e ovviamente capire come poterne attenuare, diciamo, i sintomi, chiamiamolo così. Ne parliamo con un esperto psicologo, il dottor Giuseppe Tosto. Benvenuto. Salve, salve a tutti e grazie dell'invito, grazie mille. Grazie a lei di averlo accettato. Contento, dottore, di essere qui. Contenti anche noi, anche perché questa dell'ansia e dello stress è sicuramente una delle cose tra le più gettonate al giorno d'oggi. Nessuno è esente, nessuno, diciamo, esente, così. Esattamente. Esattamente. Neanche dire a chi tocca non si ingrugna, perché tocca più o meno a tutti, o l'uno o l'altro, o addirittura entrambi. Entrambi, sì. E allora andiamo a capire anzitutto, ansia e stress, che in cosa si distinguono? Allora, la differenza è questa. Innanzitutto, lo stress è una risposta dell'organismo a una situazione che viene vista come imprevista, imprevedibile e talvolta spaventosa. Non è una risposta cattiva, anzi, è una risposta fisiologica, adattiva. E quindi è qualcosa di positivo, perché ci permette di motivarci e rispondere a questa attivazione. Il problema è quando lo stress diventa cronico, cioè non riusciamo più a slegarci da una situazione che vediamo come ingestibile o troppo complicata o difficoltosa. L'ansia invece è una risposta emozionale che si può attivare in condizioni di stress e che talvolta, anzi la maggior parte delle volte, è più cronica, più generalizzata. Quindi lo stress è una risposta specifica a un evento che viene visto come particolarmente complesso da gestire. L'ansia invece è un'emozione un pochino più generalizzata, solitamente. Un atteggiamento, quasi. Sì, è un atteggiamento, anche questo in realtà biologicamente, diciamo, è biologico, quindi è una cosa anche questa determinata dalla natura, mm-hmm, e ci permette di configurarci di fronte a un pericolo immaginato, quindi non è negativa. Cioè ci aiuta a pianificare una soluzione rispetto a un pericolo che pensiamo di dover affrontare. L'ansia, esatto. Invece lo stress è quando il pericolo lo vedo. Esatto, quando il pericolo lo vedo e ho la sensazione di non saperlo gestire, diventa troppo difficile. Quindi è una sorta di effetto shock che io provo nei confronti di un qualcosa che però io valuto in base a quello che è la mia percezione. Esattamente. Della cosa e di chi sono. Esattamente, questa è un'affermazione molto intelligente, è proprio così. Cioè, non è tanto l'evento il problema, ma come noi ce lo descriviamo, come noi lo interpretiamo, è quello che crea la differenza. Una cosa che per una persona potrebbe essere banale e risolvibile, per un'altra persona, secondo il proprio sistema di credenze, potrebbe diventare molto difficile da gestire. Oh, questo già ci dice che non esistono persone che hanno le stesse fonti di stress, quindi. E nemmeno le stesse fonti d'ansia. E nemmeno le stesse fonti d'ansia. Ma qui, altro aspetto interessante, l'ansia è la proiezione di un evento che io andrò a vivere, che quindi mi genera una pre-emozione. Esatto, una pre-occupazione. Occupazione. Ora, ma anche in questo tutto dipende non dall'evento, ma dalla mia percezione. Assolutamente sì, e dipende anche dall'attivazione corporea, perché ricordiamoci sempre che questa, quando si parla di ansia, a volte teorizziamo molto, no? Sembra qualcosa di etereo, l'ansia. Sì, un concetto. Un concetto. In realtà è proprio perché mediata biologicamente, è somatica, parte dal cervello, genera ormoni come il cortisolo che produce una risposta e quindi noi la sentiamo addosso. Cioè non è tanto un concetto astratto, è qualcosa che spesso diventa molto pervasivo nella vita delle persone, certo, a livello fisico, non soltanto mentale. Infatti poi le persone descrivono una sensazione di ansia. Esattamente. Quindi caratteristica. Esattamente. Fisica. Due domande. Domanda numero, eccomi, uno. Lo stress. Spesso la parola stress è associata invece a un qualcosa che ci stressa per quanto si ripete, magari senza darci tempi di pausa. Mm-hmm. Pensiamo anche al burnout. Sì, okay, assolutamente. Ansia invece è una cosa che può portare a una crisi di panico. Sì, perché allora innanzitutto lo stress di cui parlava prima è lo stress cronico. Quindi uno stress reiterato nel tempo viene chiamato tecnicamente distress, cioè uno stress cattivo, perché io reitero costantemente questa sensazione di non riuscire a gestire uno specifico evento e quindi di conseguenza rimango imbrigliato.
l'ansia diventa panico quando la, diciamo, il volume di questa emozione è talmente tanto intenso, non si riesce a regolarlo e quindi poi c'è un'esplosione, che anche qui è un'esplosione biologica, quindi ci sono tutta una serie di correlati somatici molto invalidanti. L'attacco di panico significa chiaramente tachicardia, sensazione di mancanza d'aria, certo, senso di impazzire, soffocare, stare male, svenire, una sensazione molto simile alla paura di morire. Certo, però anche lo stress condivide qualche sintomo di questi. Quindi, sì, assolutamente. Come riconosciamo l'uno e l'altro? Allora, lo stress solitamente dà sensazioni più legate a affaticamento fisico. Quindi c'è una sensazione di stanchezza astenia. Diciamo anche difficoltà nell'addormentamento, ci può essere un cambiamento delle abitudini rispetto al ciclo sonno-veglia, quindi ha di solito un impatto un pochino più complesso a livello somatico. L'ansia spesso è una sensazione più generalizzata di tensione e di apprensione verso il futuro, verso determinati scenari, verso determinate situazioni. E quindi, per esempio, una tipica un tipico atteggiamento dell'ansia è il rimuginare, quindi io mi immagino delle situazioni che potrebbero essere complicate per me e comincio a rimuginare su queste. Ma anche l'ansia, però, ci tengo a sottolinearlo, come le dicevo prima, ha un'importante anche conseguenza nel fisico. Certo, somatica, assolutamente. Somatica, sì. Assolutamente. Ora, da quello che abbiamo detto, però, c'è una cosa che sembra chiara. Sono io il mio generatore di stress ed ansia. Sì, diciamo che sono forse l'amplificatore, direi. Non il generatore, perché di solito quello che genera lo stress e l'ansia sono degli eventi che poi però vengono amplificati da noi rispetto al nostro sistema di credenze. Quindi comunque è una cattiva gestione di un evento. Sì, è una cattiva... O meglio, una gestione non funzionale. Non efficace, sì, non assolutamente. Proficua. Non proficua, sì. Di un evento. Esatto, esattamente. Quindi ovviamente la cosa che ora ci interessa anche capire è... Dal punto di vista psicologico, quindi un intervento in senso proprio di un ausilio, sì, no? Di una guida. Cosa ci insegnerà? Ci insegnerà a gestire queste nostre vivere? Il vissuto, esatto. Allora, beh, sicuramente si può applicare su vari fronti l'intervento. Se parliamo di un intervento prettamente di supporto psicologico, innanzitutto sicuramente comprendere i temi di pensiero. Quindi i pensieri negativi che di solito generano questi stati d'ansia, perché poi le emozioni sono molto legate, come dicevamo, ai pensieri che facciamo. Quindi certo, se mi dico, oddio, come farò a risolvere questa situazione, è chiaro che entreremo in un loop. Poi, a parte questo, anche tutta una serie di aspetti comportamentali, per esempio insegnare a non evitare le situazioni ansiogene, perché evitare quelle situazioni che ci fanno stare in ansia non fanno altro che amplificare la percezione di pericolosità, certo, dell'evento stesso. Certo. E poi insegnare, per esempio, delle tecniche di problem solving, cioè piuttosto che rimuginare su scenari catastrofici ipotetici, aspettiamo che la cosa accada e magari scegliamo delle cose che possiamo fare qualora dovesse accadere. Quindi anche... ma questo mi sa che è l'aspetto più difficile. Molto difficile. Nel senso, tanti amici che io non guido in autostrada, perché potrebbe succedere che, ho capito, ma la può anche succedere che c'è un terremoto e tu sei chiuso dentro casa e ci rimani. Certo. Quindi tutto sommato... Sa perché è difficile? Perché per chi vive si focalizza su uno specifico evento ansiogeno, ha un'attenzione molto selettiva rispetto alla pericolosità di quell'evento là. Quindi c'è una maggiore attenzione a tutti i pericoli legati a quell'evento e una, diciamo, minore attenzione ad altri eventi che potrebbero essere pericolosi altrettanto e che vengono sottostimati.
Certo, no, molto chiaro, molto chiaro. Quindi diciamo che invece l'evento ha un ruolo fondamentale. Ha un ruolo fondamentale, spesso parla della vita delle persone, perché non è mai scontato il perché ci spaventa qualcosa, certo, piuttosto che qualcos'altro. In questo senso l'intervento psicologico, in maniera un pochino più, diciamo, approfondita, può comprendere quelli che sono poi i temi di vita che stanno, certo, dietro a specifiche attivazioni d'ansia, no? Non sono mai banali. No, no, certo, anche perché se ci pensiamo, se tu guidi in autostrada, sentirti dire da un amico "no, io non guido perché ho paura", ti fa un effetto. Certo. Ma magari se è uguale invece la paura del dentista, che è di tutt'altra natura. Esattamente, ognuno ha le sue. E io dico sempre, l'importante non è giudicare queste preoccupazioni, perché tutte noi le abbiamo, tutti noi siamo vulnerabili a qualcosa, e imparare a gestire l'attivazione emotiva, ricordando che l'emozione non è mai cattiva. L'emozione ha un valore biologico fondamentale. Lei si immagini se noi non avessimo paura e ansia ad attraversare la strada? Saremmo morti. Corretto. Quindi molti, l'ansia non è cattiva, diventa pervasiva, diventa invadente se non la si sa gestire e se non la si conosce. Spesso il problema è a monte, non si sa cos'è l'ansia. Certo. Si parla tanto d'ansia, ma non si fa educazione affettiva, non si fa, non si insegnano le emozioni. L'alfabetizzazione emotiva è molto, purtroppo in Italia, poco insegnata. Corretto, corretto, molto corretto. Allora, dottor.giuseppetosto@gmail.com per avere un buon interlocutore con cui riflettere su queste situazioni, ma soprattutto in cui trovare un aiuto, una spalla per iniziare un percorso di conoscenza del proprio dentro e del proprio fuori, per dirla proprio facile. Sono assolutamente d'accordo. Dottore, la ringrazio molto, è stato molto interessante. Grazie, anche per me è stato bello. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Arrivederci, grazie, grazie mille.